prefezione scolastica. Senza fondi disponibili, dal prossimo gennaio si fermerà il servizio di refezione scolastica. Il commissario Rosario Arena ha disposto il taglio per evitare perdite finanziarie in una fase molto difficile. Strada statale 115, tre persone in prognosi riservata nello scontro tra un tir e due autovetture. Aiutiamo Sebi, corsa contro il tempo. Il 15enne affetto da un raro tumore al cervello non sarà operato a Sydney domani mattina se non si raggiungerà la cifra di 120.000 euro. Movimento 5 Stelle, Morgana, prima il programma, poi i nomi. I partiti locali sono al lavoro per programmare la prossima campagna elettorale. Analisi DNA sul corpo carabiniere. Per l'omicidio del carabiniere Pierpaolo Minguzzi, trovato senza vita nelle acque del Po 31 anni fa, è stata chiesta una proroga nelle attività tecniche svolte dal perito nominato dai PM della Procura di Ravenna. Bentrovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete appena sentito dai titoli, mancano i fondi e quindi è stop alla refezione scolastica da gennaio 2019. Senza fondi disponibili, dal prossimo mese si fermerà il servizio di refezione scolastica. Il commissario Rosario Arena ha disposto il taglio per evitare perdite finanziarie in una fase molto difficile. Un gruppo di consiglieri comunali uscenti però ha chiesto l'intervento dell'assessore regionale Grasso. Vediamo il servizio. Il commissario Rosario Arena, davanti all'impossibilità finanziaria di coprire il servizio per il 2019, ha già confermato l'interruzione della refezione scolastica. Lo stop è previsto dal prossimo gennaio, una decisione che potrebbe finire sul tavolo dell'assessorato regionale agli enti locali. Un gruppo di consiglieri comunali uscenti sembra intenzionato a chiedere un incontro all'assessore Bernadette Grasso e al dirigente Margherita Rizza. Il forzista Salvatore Scerra, già negli scorsi giorni, aveva chiesto un passo indietro al commissario e nelle ultime ore ha avviato un giro di contatti telefonici con altri ex consiglieri. Dal centrodestra per finire al centrosinistra c'è forte preoccupazione. Non è da escludere che nel corso dell'eventuale incontro possano essere toccati altri punti, a cominciare dalla taria aumentata e prevista nel bilancio di previsione 2018, nonostante il piano economico finanziario fermo da 4 anni. Il commissario Arena ha confermato le scelte dei suoi dirigenti e continua ad avere interlocuzioni costanti con la presidenza della regione. La decisione di fermare il servizio di refezione scolastica era stata anticipata con un atto di indirizzo firmato dallo stesso commissario e approvato alcune settimane fa. E sulla questione refezione scolastica abbiamo sentito il commissario Arena, che ha dichiarato: non cambierò idea, è stata una scelta per il bene della città. Il servizio di Giuseppe Fiorelli. Sulla scelta del commissario del comune di Gela Rosario Arena di bloccare il servizio di refezione scolastica a causa dell'impossibilità finanziaria di coprire il servizio per il 2019, nelle ultime ore non sono mancate le critiche dei vari partiti e movimenti politici sulla scelta fatta da Arena tramite social e mezzi di informazione, critiche che non hanno fatto cambiare idea al commissario. Anzi, quest'ultimo afferma ai nostri microfoni che è stata una scelta per il bene della città e non cambierà idea. Chi si trova nella mia posizione di commissario straordinario, che deve mettere le cose a posto, non può badare agli attacchi politici o non politici, chi che sia. Io devo badare alla sopravvivenza del bilancio, alla sopravvivenza della città. Sto lavorando per i gelesi, anche se talune mie decisioni possono sembrare impopolari. Possono sembrare impopolari, ma quello che sto facendo lo sto facendo proprio per la città di Gela. Soprattutto, mi creda, per i gelesi che sono in una situazione di degrado, di bisogno. Quindi le settimane, i mesi che verranno mi daranno ragione, perché quello che sto facendo lo sto facendo in proiezione di un prossimo futuro. Questo è quanto, non devo aggiungere altro. Qualcuno mi attacca, va bene, facessero i politici, facessero i non politici, facessero le persone che vogliono strumentalizzare. A me, ascolti, io vado avanti, non me ne frega proprio niente, vado avanti per la mia strada, che secondo me, secondo i miei dirigenti, è la strada migliore, quella più onesta, quella più votata alla legalità assoluta. Scontro sulla statale 115, tre feriti gravi. Il violento impatto si è verificato tra un auto articolato e due auto e si è registrato ieri pomeriggio nei pressi del bivio di Mazzarrone. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti di un Alfa 155 e di una Fiat Grande Punto. Il servizio.
Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 115 che collega Gela ai comuni Blei. Tre i feriti, tutti in prognosi riservata. Il violento impatto tra un auto articolato e due autovetture si è registrato ieri pomeriggio nei pressi del bivio per Mazzarrone al chilometro 282. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti di un Alfa Romeo 155 e di una Fiat Grande Punto. Il conducente della 155, per cause al vaglio degli inquirenti, ha impattato frontalmente col retrotreno. Il tir ha finito la propria corsa contro una recinzione dopo aver speronato un muretto in cemento armato. La strada è stata chiusa al transito veicolare per diverse ore. Sul posto hanno operato i carabinieri del locale reparto territoriale e quelli della caserma di Vittoria, insieme agli agenti della polizia stradale. Le forze dell'ordine hanno sollecitato anche l'intervento degli operatori della NG Automotive, che operano per conto della Sicurezza Ambiente SPA, incaricati alla messa in sicurezza della strada e alla rimozione dei numerosi detriti. I mezzi sono stati rimossi, si attendono i referti medici delle persone coinvolte. Le loro condizioni sono apparse subito gravi e la prognosi per adesso è riservata. Ancora tutto da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Aiutiamo Sebi, corsa contro il tempo. Il 15enne affetto da un raro tumore al cervello non sarà operato a Sydney domani mattina se non si raggiungerà la cifra di 120.000 euro. Mancano circa 30.000 euro, senza quei soldi i medici non interverranno. L'appello del padre Giovanni sui social. Il servizio. La grande gara di solidarietà partita sui social per aiutare Sebastiano Quattrocchi, che lo scorso 9 ottobre ha iniziato la sua battaglia per la vita, potrebbe non bastare. Sebastiano si trova da alcuni giorni a Sydney insieme al padre Giovanni. Domani dovrebbe essere operato al cervello per asportare un raro tumore. Per poter intervenire servivano quasi 100.000 euro che la famiglia di Giovanni, grazie alla sensibilità di migliaia di persone in tutta Italia, Gela compresa, ha raccolto. Oggi però l'amara sorpresa: lo specialista che domani dovrebbe operare ha detto che occorrono circa 120.000 euro, quasi 30.000 euro in più rispetto a quanto raccolto attraverso donazioni spontanee. Se quei soldi non arriveranno entro mezzanotte, Sebi non sarà operato. Il padre ha provato a chiedere un ulteriore prestito bancario. C'è la disponibilità dell'istituto bancario contattato, ma occorre la presenza fisica di Giovanni Quattrocchi a Catania. E con 27 ore di volo è impossibile completare la pratica e tornare a Sydney. Ecco perché Giovanni ha lanciato l'ennesimo appello sulla sua seguitissima pagina Facebook. Aiutiamo Sebastiano. Queste le sue parole. Adesso lo posso dire, siamo a un passo dalla vita. Aiutateci, vi supplico. Prima di partire per l'Australia, Sebastiano a Milano è stato visitato da Yolanda Abate. Attraverso una diretta Facebook ha ringraziato Gela e tutti quei gelesi che lo hanno sostenuto. Noi siamo qui per invitarvi a continuare a seguire sulla pagina di Giovanni Quattrocchi e del nostro scimmia pelosa. Devi mettere scimmia pelosa su Facebook. La nostra scimmia pelosa. Mio padre su Facebook, a segno di si nasce, io metto scimmia pelosa su Facebook, tra parentesi. Continuate a seguirli perché vi terranno aggiornati sempre su tutto. Continuate a donare, donate, ma soprattutto donate con amore e donate tanto amore. Parlate della situazione di Sebi ad altra gente che può servire come testimonianza, perché quello che stai passando tu può servire sicuramente ad altre persone a dargli coraggio. Sì. Comunque tutti quanti sono come me e sono così felici, cioè altre persone potrebbero anche essere tristi, sono sempre felici. Bravissimo, esattamente. E cosa vogliamo dire a queste persone? Perché forse non lo sai, ma Gela è piena di ragazzi, di giovani, di adulti, di anziani che stanno già combattendo. Fatto un video di ringraziamento. Ok. Però non riusciamo mai a dire grazie a tutte Gela persone. Lo ringraziamo Gela, perché già Gela, vedendoti ogni giorno sorridente, accetta il ringraziamento, ma va bene, diamo un incoraggiamento invece. Serve l'ultimo sforzo. A Sydney, al The Center of Minimally Invasive Neosurgery, deve sottoporsi ad un intervento chirurgico decisivo. Sui social si è attivata la raccolta fondi. Oltre al canale social sarà possibile donare attraverso un bonifico bancario. È appena arrivata in redazione la notizia del ferimento di una giovane che è stata accoltellata, sarebbe stata accoltellata e per questo sarà sottoposta a un intervento chirurgico. Nelle prossime edizioni vi aggiorneremo su questa notizia. E poi un grave incidente avvenuto sulla bretella Caltanissetta-Gela pochi minuti fa, poche centinaia dallo svincolo per la 626, la statale 626, sono coinvolti un mezzo pesante e delle altre auto.
Sono intervenute le gru dei vigili del fuoco e l'elisoccorso. Al momento c'è una coda di circa 40 minuti, da circa 40 minuti. A quasi un anno dal primo compleanno della consulta per i diritti dei disabili e dopo varie battaglie per affermare la tutela dei diritti dei disabili, il presidente Livio Aliotta ha comunicato la sua impossibilità a proseguire il suo percorso a causa di motivi prettamente personali, rassegnando le sue dimissioni. Il testimone viene lasciato alla vicepresidente Linda Legname. Passiamo alla politica. Movimento 5 Stelle, Morgana, prima il programma, poi i nomi. I partiti locali sono al lavoro per programmare la prossima campagna elettorale. All'interno del Movimento 5 Stelle ha ripreso quota come possibile candidata a sindaco le figure dell'ex consigliere comunale Simone Morgana. Il servizio. Se centrodestra e centrosinistra locali stanno cercando di capire quale tipo di strategia mettere in campo nel tentativo di non ripetere l'esperienza fallimentare di 3 anni fa a favore del Movimento 5 Stelle, i grillini ad oggi non si sentono già vincitori, anzi stanno cercando di trovare una figura che possa essere la massima espressione del movimento locale, senza fare gli errori del passato. Tra i pentastellati, soprattutto nell'ultimo periodo, ha ripreso quota il nome di Simone Morgana, l'ex consigliere comunale, pare ancora l'opzione preferita, almeno da una parte degli attivisti locali. Io attualmente sono fuori dai giochi come sono fuori dai giochi tutti quanti, per il semplice motivo che ancora non è stata fatta alcuna selezione per individuare il candidato a sindaco. Mi sembra assolutamente prematuro parlare oggi di un candidato a sindaco quando siamo ben lontani anche solo dal pensare che a maggio ci siano delle amministrative. Per questo motivo abbiamo deciso di approcciarci in maniera totalmente diversa, mentre gli altri partiti, mentre quelli che sono i civismi vari stanno facendo le liste, noi parliamo invece di programmi concreti per il territorio e lo facciamo discutendo di tematiche. Quindi alla domanda se io attualmente sono il papabile candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, la risposta normale è assolutamente no, in questo momento non sono io. Morgana potrebbe essere un candidato sostenuto dall'area pentastellata che si rifà proprio ai portavoce dal deputato regionale Renuccio Di Paola al senatore Pietro Lorefice, anche se una parte del movimento tende per altri attivisti. Noi siamo convinti assolutamente che però questa volta saranno le persone a delineare davvero una forma diversa di approccio con il territorio. Se ci sono i conflitti, io sono sereno su una cosa, sono sereno del fatto che la città comprenderà benissimo dove sta la parte politica reale di costruzione del Movimento 5 Stelle, che ha deciso di abbandonare certi fanatismi che in passato hanno dimostrato di essere assolutamente lesivi per tutto il movimento. La scuola Pirandello rimane un caso senza soluzione. Dopo la conclusione dei lavori di ricostruzione, la struttura non è mai stata utilizzata. Da mesi si attende il passaggio di consegne e la presa in possesso da parte del dirigente e dei funzionari dell'istituto. Ad oggi però tutto rimane fermo, una stasi burocratica che contribuisce solo a far aumentare i costi, addirittura per quelli del servizio di vigilanza privata. Sono stati spesi quasi 13.000 euro, soldi che si aggiungono alle somme destinate ai lavori. Si riapre un cold case per l'omicidio del carabiniere Pierpaolo Minguzzi, trovato senza vita nelle acque del Po 31 anni fa. È stata chiesta una proroga nelle attività tecniche svolte dal perito nominato dai PM della Procura di Ravenna. Si cercano riscontri attraverso tracce di DNA. Tra gli indagati c'è il gelese 54enne Orazio Tasca. Vediamo il servizio. Una proroga, la seconda, per compiere altri accertamenti sui resti del corpo dell'allora poco più che ventenne Pierpaolo Minguzzi, il carabiniere trovato morto nel 1987 lungo un tratto del Po. Per i PM della Procura di Ravenna sarebbe stato rapito e poi ucciso. Chi ha agito l'avrebbe fatto nel tentativo di incassare soldi di un eventuale riscatto dalla famiglia. Dopo la riapertura del caso, i magistrati romagnoli hanno iscritto nel registro degli indagati i nominativi di 3 presunti responsabili, tra questi c'è anche il gelese 54enne Orazio Tasca, all'epoca dei fatti a sua volta in forza all'arma dei carabinieri. Gli altri indagati sono Angelo Del Dotto e Alfredo Tarroni. In base ad alcune indiscrezioni investigative, il perito nominato dai PM della Procura avrebbe rilevato tracce di DNA sotto le unghie di una delle mani di Minguzzi, DNA che non corrisponderebbe al giovane ucciso ma ad un'altra persona. Valutazione
operazioni che sono in corso e anche per questa ragione l'esperto nominato dai magistrati ha chiesto un nuovo termine prima di concludere le attività di accertamento. In estate gli inquirenti decisero di riesumare il corpo del carabiniere ucciso in passato. I tre indagati sono già stati condannati per fatti analoghi. Tornano gli appuntamenti con l'arte al Civico 111. La galleria di via Senatore Damaggio ospiterà le sculture del maestro Onofrio Laleggia. Tra quelle di maggiore importanza il Cristo Redentore, di circa 5 metri di altezza in bronzo, il complesso monumentale bronzo dedicato alla memoria dei minatori, con 8 sculture a grandezza naturale e la realizzazione di un'opera di grande difficoltà tecnica che rappresenta la Sacra Sindone. Le sue opere sono divenute premi per il cinema, cultura e televisione. La mostra dal titolo Donna, fascino mediterraneo sarà dedicata al gentil sesso. L'appuntamento è per venerdì 14 dicembre alle 19:30 durante la serata, che sarà curata da Eugenio Di Francesca e che vedrà la presenza dell'artista. Ai visitatori verrà donata una litografia firmata dal maestro. L'ingresso ovviamente è gratuito. Marina militare in festa per celebrare la patrona Santa Barbara. Anche a Gela questa mattina si è celebrata la ricorrenza in onore alla martire protettrice non solo della Marina militare, ma anche dei vigili del fuoco, artificieri, minatori e architetti. Stamani, alla presenza delle massime autorità civili e militari, è stata celebrata la Santa Messa alla chiesa di San Francesco d'Assisi, presieduta dal vicario generale della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Antonio Rivoli. La celebrazione in onore della Santa Martire si tiene ormai da anni ed è diventata una tradizione in città. Passiamo allo sport. Il futuro del Gela passa dal vertice di domani a Catania, dove presso la sede distaccata della regione si svolgerà l'incontro con gli ingegneri della facoltà di Catania e la presidenza. Oggetto la riapertura dello stadio Presti. La dirigenza intanto ieri sera si è riunita per decidere il da farsi. 4 calciatori sono andati via e altri hanno chiesto la stessa cosa. La società ha preso tempo e intanto sta cercando uno stadio per fare disputare a porta aperta la partita contro il Marsala. Difficile Licata perché gioca in casa contro il Favara. Si valutano altre ipotesi. Domenica da dimenticare per Ecoplast e Volley Gela, entrambe sconfitte le squadre gelesi nell'ultimo turno di pallavolo. Gli atleti dell'Orizzonte scendono in campo a Niscemi nella European Basket Week. Vediamo. Turno di campionato negativo per le due squadre gelesi di pallavolo, sia Volley Gela che Ecoplast, hanno visto svanire il loro obiettivo, il successo in campo. Nel torneo di Serie C femminile le ragazze di Giacomo Tandurella hanno perso 1-3 nella sfida salvezza contro Siracusa Volley. Questi parziali set: 16-25, 25-23, 21-25, 15-25, una sconfitta che fa scendere il sestetto locale nella zona rossa della classifica a quota 4 punti. Sicuramente in settimana abbiamo lavorato tanto, ma evidentemente abbiamo lavorato male, perché nella testa delle ragazze è rimasto il discorso che si incontrava il fanalino di coda, che aveva un punto in classifica e quindi si è pensato che si potesse vincere facile senza giocare la partita. In campo ho visto quello che dovevamo fare, in particolare nel secondo set e nel terzo set. Se però non abbiamo avuto la capacità di essere continui e si è pensato di risolvere la partita singolarmente. Cioè, io oggi ho visto una squadra in campo che girava ognuno per conto suo, pensando di poter fare la differenza. E quando non si lavora di squadra in questo sport non si va lontano. Quello che principalmente ci è mancato è stato questo qua, cioè il lavorare di squadra. Anche il quarto set, cioè praticamente non c'è stata partita, abbiamo evitato la figuraccia, siamo andati sul 24-8, sul 24-9, abbiamo chiuso sul 24-15, sul 25-15 mi sembra, ma non perché si è giocato di squadra. Cioè, quindi, diciamo che c'è da lavorare tanto sulla testa delle ragazze, che queste cose non possono accadere se ci vogliamo salvare e raggiungere una salvezza tranquillamente. Nel campionato di Serie C maschile l'Ecoplast Volley perde al tie break in un altro match salvezza sul campo del Catania Gupe. Finale 3-2, questi parziali set 11-25, 25-19, 25-18, 24-26, 17-15.
i biancazzurri scendono all'ultimo posto in classifica, a quota 2 punti in compagnia del Sestet Etneo. Si è svolta ieri a Niscemi la Special Olympics European Basketball Week, giunta alla 15ª edizione con lo scopo di incoraggiare e ampliare le opportunità per i giovani con disabilità intellettive attraverso lo sport. Sono scesi in campo al Palazzetto dello Sport, Pio, la Torre, gli atleti Special Olympics dell'Orizzonte, gli atleti dell'ASD Trinacri e alcuni consiglieri comunali, il presidente del Consiglio del Comune di Niscemi e il sindaco di Niscemi. La manifestazione di Niscemi è stata l'unica che si è svolta in Sicilia e una delle 36 che si sono svolte in tutta Italia. Gli atleti dell'Orizzonte Gela che sono scesi in campo sono Mario Pizzardi, Mario Palmeri, Armando Sciascia, Graziano Bennici, Emanuele Barone, Francesco Barone, Salvatore Mammano, Francesco Mammano, Ignazio Palmieri, Salvatore Pellegrino e Nuccio Samà. Calcio a 5 femminile, il futsal femminile dilaga e mantiene il primato in classifica in condominio con il Peruzzo Agrigento, travolto il Favara per 9-3. Il servizio. Un secondo tempo da grande squadra dopo una prima frazione devastante con la realizzazione di 5 reti. In questo modo il Gela Futsal femminile ha la meglio su una tenace Virtus Favara con il punteggio di 9-3 nella quinta giornata del campionato regionale WISP di calcio a 5 femminile. Le reti delle biancazzurre sono state realizzate da Brusca, autrice di una tripletta, Tandurella con una doppietta, Gallo, Romano, Mosca e Riggio. Sicuramente quest'anno abbiamo un organico più forte rispetto allo scorso anno. Chiaramente abbiamo il quintetto che avevamo l'anno scorso, però abbiamo aggiunto nuovi elementi come Irene Brusca, che comunque l'anno scorso è stata capocannoniere del campionato. Quindi Eva Frosina, che è un buon difensore. Abbiamo aggiunto altri ragazzi che sicuramente hanno uno spessore abbastanza elevato. Abbiamo iniziato bene quest'anno sia come prestazione personale che anche come squadra. Man mano giochiamo, andiamo migliorando e la squadra si va combattendo al meglio. Con questo successo le ragazze di mister Fabrizio Buscemi si portano a quota 12 punti in classifica, consolidando il primo posto in compagnia del Peruzzo Futsal Club Agrigento, prossimo avversario domenica in Champions Cup. Quest'anno diciamo che abbiamo fatto una squadra competitiva e sicuramente nessuno ci regala niente, però noi dobbiamo sempre continuare su questa strada. Per noi è sempre una finale, io gliel'ho detto sempre alle ragazze quando scendiamo in campo, non guardiamo né la classifica e né chi incontriamo, noi dobbiamo realizzare il nostro sogno, quello di andare avanti e soprattutto con delle vittorie per poterci permettere di andare a disputare le fasi regionali e speriamo quelli nazionali. Non è un bel periodo invece per il Futsal Gela, giunta alla 10ª sconfitta consecutiva nel campionato di Serie C1 di calcio a 5. L'ultima battuta d'arresto arriva sul campo dell'Agusta con il risultato finale di 4-0. Una sconfitta che spezza le gambe alla squadra biancorossa che non riesce ad uscire dalla crisi di risultati. Una giornata storta in tutti i sensi, considerato che la PGS Luce Messina ha vinto contro Mortellito, portandosi a quota 6 punti in classifica, lasciando i gelesi all'ultimo posto solitario a quota 3. Un trend negativo che ha visto più volte un quintetto che gioca ma incapace di reagire con ordine alle prime difficoltà, cercando più con il cuore che con la mente di ribaltare le situazioni avverse. Una squadra che ha perso fiducia nei propri mezzi. Prossima settimana il campionato si ferma per un turno. Il quintetto locale tornerà in campo sabato 15 in casa contro Leonforte. E si conclude anche questa edizione del nostro telegiornale. Per tutti gli approfondimenti delle notizie potete consultare il sito www.quotidianodigela.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.